Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui è il vostro Tono Kid che vi parla e oggi finalmente mettiamo le mani, signori, sul volante, ma per giocare, signori, a Formula 1 2023. Finalmente è uscito, non vedevo l'ora, onestamente, anche se il video arriva leggermente in ritardo rispetto a quando l'avrei potuto portare perché ho acquistato la versione Championship, quindi con accesso anticipato. Quindi diciamo che arriva comunque un giorno prima dell'uscita del gioco per tutti, diciamo così. Però potevo portarlo qualche giorno prima, ma non sono riuscito. Ma signori, ormai ci siamo qui pronti per andare dritti sulla carriera. Allora, l'idea mia era in realtà quella di fare 3 video a settimana, a partire ovviamente dalla prossima settimana, perché adesso partiamo così, magari un video oggi, un video tra qualche giorno, e poi dalla prossima settimana fare 3 video a settimana, dove 2 video saranno dedicati alla carriera classica My Team e un video a settimana sarà dedicato invece alla modalità Breaking Point, signori, che torna dopo un anno di assenza. Avevo giocato al primo Breaking Point, ovviamente ancora all'epoca non registravo, ma quest'anno, signori, ci addentreremo in quello che è il proseguo della storia di due protagonisti che andremo comunque a conoscere per chi non ha mai visto Breaking Point nel prossimo episodio eventualmente, signori. Quindi mi raccomando, restate sintonizzati e soprattutto seguite anche la serie su Breaking Point. Ovviamente quello che ci interessa a noi, signori, è guidare e la nostra priorità è il My Team. Perciò andiamo subito a vedere un po' le impostazioni della nostra nuova carriera. C'è anche la possibilità di fare carriere a due, insomma, con un amico. Pronti? Allora, carriera scuderia. Potrai giocare sia come pilota che come titolare di un team. Gestisci, crea e vinci il campionato costruttori con la tua personale scuderia di Formula 1. L'anno scorso, su Formula 1 2022, ci siamo riusciti alla terza o quarta stagione. Forse terza, non vorrei dire una cavolata, ma forse terza. Vabbè, comunque alla fine siamo riusciti con la nostra Minardi, che ovviamente, signori, non tornerà in questo Formula 1 2023, già ve lo dico, ma andremo a vedere poi la scuderia che andrò a riesumare dal passato, neanche troppo passato a dire la verità, però vedremo. Andiamo ad impostare un po' tutte le impostazioni. Allora, qua ovviamente si può scegliere se essere un team debuttante, un team di metà classifica o essere già aspirante al titolo. Ovviamente noi partiamo dai bassi fondi della griglia di partenza, quindi la fama è 1, i soldi sono 0 e le strutture sono a livello 0, come potete vedere in basso a destra. Quindi con poche risorse a disposizione la scuderia dovrà prima faticare per poter diventare competitiva, e noi lo facciamo ogni anno fino ad arrivare ai successi, si spera. Stagione ovviamente completa con tutte le novità del caso, tra cui appunto Las Vegas, pista che non ho ancora minimamente visto, quindi sarà un completo disastro probabilmente la prima gara. Impostazioni ovviamente personalizzate e vado anche a farvi un po' vedere quelle che sono le mie impostazioni, le faccio scorrere brevemente. Questi sono gli aiuti. Poi, andando avanti, la difficoltà, io intanto l'andrei ad impostare su un specialista professionista. Allora, ci sarà da litigare con la difficoltà, soprattutto all'inizio. Però, se mi baso un po' su quello che era la difficoltà lo scorso anno, potremmo osare un 92, che siamo a metà della difficoltà specialista. Poi dopo cos'è che diventa leggenda, no? Allora, usiamo un 92, probabilmente, secondo me, ci sarà almeno per i primi Gran Premi, o almeno finché non esce la patch del Day One, da litigare un po'. L'anno scorso in realtà ci abbiamo litigato non poco con la difficoltà, perché continuavano a fare patch, aggiornamenti, continuava a cambiare un po' la difficoltà dell'IA. Quindi proviamo con un, magari stiamo un attimo più cauti, 91, ok, proviamo un 91. So che 91 non è bello, bisognerebbe una bella cifra tonda o un numero pari. Ci sono persone, anch'io sono una di quelle di solito, che è molto fissate su queste cose, ma va bene così per ora.
Formato delle qualifiche, in realtà io inizio sempre con le qualifiche complete, che poi ovviamente non vi porto, però Q1, Q2, Q3 per rendere tutto il più realistico possibile, ma ovviamente non vi porterò le qualifiche, quindi servono solo a me, e se il tempo non me lo concede ovviamente passerò in breve tempo alle qualifiche con... questa è una sessione unica, cambia poco in realtà, di solito passo poi al tentativo unico. Lunghezza della sessione invece, signori, quest'anno c'è la novità della gara al 35%, ma come vi avevo accennato negli scorsi episodi quando stavamo per concludere con Formula 1 22, non ne vale la pena perché le strategie fondamentalmente non cambiano. Certo, ci sono più giri a disposizione per guadagnare tempo o in piste un po' ostiche perdere tempo, però tempisticamente non riesco a portare gare da 35 al 35%. Ci potrò pensare magari quando finiremo magari breaking point e tornerò a portare due video a settimana di Formula 1 e non più tre, quindi lì magari un pensierino ce lo posso anche fare. Detto ciò, direi che possiamo procedere, quindi 25% prove sono complete, ok. Andando avanti, precisione meteo precisa, approssimativo, ok, approssimativo l'avevamo sperimentato in Formula 1 2022. C'è un po' di imprevedibilità per quanto riguarda il meteo, non troppa a dirla tutta, però direi che ci può stare. Per quanto riguarda invece impostazioni carriera, allora, trasferimento piloti sì, frequenza eventi reparto facciamo predefinito, gestione strutture sì, ricerca e sviluppo ovvio. Allora, per quanto riguarda la fama lascerei così, ma andrei a diminuire quelle che sono le risorse, perché i punti risorsa abbiamo visto comunque essere abbastanza eccessivi per noi, o riduciamo i nostri o aumentiamo quelli dell'IA, però io andrei a ridurre i nostri. Poi magari queste impostazioni ovviamente si possono cambiare anche durante la carriera, perciò io intanto metto ridotte le risorse. Se facciamo fatica all'inizio ci sta, ma puntiamo comunque, facendo tutte le prove libere, diciamo che le risorse per la ricerca e sviluppo li accumulo abbastanza, quindi diciamo che averne un pochino di meno in percentuale ci può stare. Per quanto riguarda i guasti, noi signori temerari come sempre mettiamo su standard tipo di guasti, qua mi disabilita quelli meccanici, noi mettiamo alto signori, quindi la resistenza, il reparto della resistenza è molto importante. Ci saranno delle sorprese con ritiri, probabile, molto probabile, perché capita sempre, è successo anche con la Red Bull recentemente a Monza, con la carriera pilota che abbiamo fatto su Formula 1 22, quindi signori capiterà anche qui. Regole bandiere sì, severità taglio curva normale, regole del parco chiuso sì, tipo di pit stop, ecco signori io vado su televisi. Ah, lunghezza sessione su media o inferiore, quindi non c'è la safety car, non si può. Ah, la safety car non può essere disattivata, scusatemi. Cioè, mi state dicendo che al 25... No, cioè la safety car non c'è se è al 25%? È una cagata questa. No, dov'è che è la lunghezza della sessione? No, c'è qualcosa che non va, davvero la safety car non è... Cioè, se io faccio media me l'attiva la safety car? Sì. Cioè, quindi dobbiamo fare per forza il 35% per avere la safety car? No, questa è un po' una cagata, posso dirlo? E niente, signori, quindi si farà il 35%. Ok, va bene, non so cosa dire, per forza va bene, ok, obbligati perché sennò non c'è la safety car. Safety car, io parto già con aumentato, poi vediamo, perché effettivamente la safety car usciva e è sempre uscita abbastanza poco, e nonostante l'aumentato nella carriera pilota che abbiamo appena concluso su Formula 1 22,
non, cioè, aumentato non ha cambiato molto. Vediamo se quest'anno è leggermente diverso. Immersivo, mi permette di guidare, ma ci può stare. Poi di stagione in stagione magari cambio anche queste impostazioni per avere un'esperienza diversa. Giro di formazione facciamo sì, televisivo, però non voglio guidare. Bandiere rosse standard aumentato, io questa la lascio su standard. Novità di quest'anno, bandiere rosse ci stanno un sacco per aumentare l'immersività e aumentare il realismo, ma ovviamente non devono essere eccessive. Io lascio su standard, lasciamo solo aumentata la safety car. Perciò andiamo avanti così. Flashback, ok. Tipo di superficie realistica, carburante basso, mi sembra che questo era sempre su facile. Tipo di partenza manuale, temperature gomme, ok. Sì, quindi pneumatici freddi, va bene, perfetto. Danni auto, signori, ce ne saranno. Simulazione, frequenza danni. Ah, norma. Ah no, danni, simulazione, simulazione. Ok. Ok, perfetto. Collisioni, sì, ovviamente. Ovviamente sì. Sto guardando, no, solo per il primo giro. Ah, no, questo per c'entra per l'online. Ok, dovremmo, questo è il comando force feedback. Musica, accessibilità. E va bene, queste, signori, sono le nostre impostazioni. Vediamo se funziona e per il 35%, ahimè, mi toccherà sudare e trovare il tempo, però non avere la safety car mi sembra un po' una barbonata, quindi ci sta, ci sta. Va bene, siamo pronti? Pronti? Usa icone carriera scuderia. Allora, le icone quasi quasi quest'anno le andrei a mettere, quindi qualora dovesse saltare dentro un, non so, Felipe Massa in qualche scuderia, ci può anche stare, pecca di realismo per carità, però sono un'aggiunta che onestamente vorrei utilizzare questa, no, utilizzare per noi, vediamo, però utilizzarla in generale ci sta. Va bene, signori, ci siamo, possiamo procedere? Vuoi assaporare la sfida di entrare in Formula 1 come una nuova scuderia? Nella modalità carriera scuderia partirai da zero come l'undicesimo team in griglia e dovrai farti strada per scrivere la storia. Sarai a capo della scuderia e alla guida di una delle vetture, quindi aspettati un'esperienza unica, dovrai darti da fare sia in pista che dietro le quinte. Benvenuto. Perfetto. In carriera scuderia. In questa Ciao, modalità caro. Assaporerai l'esperienza Formula 1 come pilota e proprietario di una nuova scuderia di Formula 1. Ottimo. Per prima cosa, scegli il tuo personaggio. Ok, signori, io passo alla personalizzazione di tutto, insomma, scuderia, personaggio e tutto, e ci vediamo direttamente quindi quando saremo all'interno del nostro classico hub. A tra pochissimo. Anno nuovo, piloti nuovi, scuderia nuova. Vi diamo il benvenuto e siamo felici di avervi con noi mentre lasciamo il paddock alla volta del quartier generale della nuova scuderia sulla griglia. Oggi intervisteremo in esclusiva non solo il proprietario, ma anche il pilota di punta della scuderia, perché per la prima volta nella storia recente della Formula 1 si tratta della stessa persona. È un ottimo momento per lanciare la nuova scuderia, sfruttando la scia dell'appassionante campionato dell'anno scorso. Il 2022 è stato un anno di grandi modifiche al regolamento e la Red Bull si è classificata prima nella corsa allo sviluppo, ma ormai è acqua passata. Quest'anno è ancora tutto da decidere. Questa struttura è in piena attività e si respira grande entusiasmo per la nuova vettura. C'è fiducia di poter puntare al top e di avere un'auto da corsa altamente competitiva. Ma se questa è la teoria, sfidare i mostri sacri del motorsport in pista è un'altra storia. Che effetto fa essere a capo dell'undicesima scuderia di Formula 1 mentre ci si prepara a finire sotto i riflettori del circus? Nuove coppie di piloti, il ritorno del Qatar, il debutto di Las Vegas e la sfida tecnologica che continua a spingere lo sport e i piloti verso nuovi traguardi. Quali saranno i loro obiettivi, quali le loro motivazioni e quali invece le preoccupazioni? Lo scopriremo insieme, ma prima diamo un'occhiata a quest'auto nuova di zecca. Eccola, signori, la presentazione ufficiale
della nostra Jordan Grand Prix, signori. Rievochiamo la Jordan, antenata dell'attuale Aston Martin, perché insomma è passata di Ciao, mano per diversi anni, per poi diventare quella che oggi è la Aston Martin, la però che si chiedono tutti. La Jordan, signori, questi Sono colori giallo-neri. L'ultima volta che abbiamo visto allora, qualcuno dica. Nel doppio ruolo di team principal e pilota. Da allora questo sport è cambiato molto. Come farai a gestire entrambi i ruoli? Allora, non ci sono solo io, questo è sinceramente stato impegnativo. Non ci sono solo io, questa sarà un'esperienza che la scuderia vivrà tutto tondo insieme, siamo inarrestabili. Tac, diamo subito fiducia alla squadra. Sembra molto entusiasta di questa avventura. Quale pensi che sarà il suo contributo alla squadra? Siamo pronti, credo che abbiamo un gran potenziale. Perfetto, abbiamo percepito il suo talento. Avete lavorato poi scopriremo molto chi è il nostro compagno. Avendo praticamente iniziato da zero, quale aspetto avete curato con più attenzione? Ma guarda, io onestamente ti direi facciamo un'auto reattiva, quindi molte aerodinamica. Molte scuderie in Formula 1 possono vantare anni e anni di competizioni. Tu sei alle prime armi? In che ambito pensi ci sia più margine di crescita per recuperare il divario che vi separa dalle altre scuderie? Aerodinamico, power unit. Ah. L'efficienza del motore. Ma non so, facciamo così il motore, il un boost al motore. Di questa stagione dipenderà da quanto sarete in grado di superare le altre vetture. Quale aspetto della vostra macchina farà la differenza durante i duelli in pista? Questo credo che vada a influenzare il telaio. La stagione non della sola gara, questo è la resistenza invece, che non sarebbe male perché è il motore che abbiamo scelto. Io andrei sulla motore? Il lavoro di una scuderia è complesso. Pensavo ed è il risultato resistenza. Di diversi reparti che lavorano insieme nel vostro quartier generale. Ora che siamo vicini al debutto, quale pensi sia il reparto che ha lavorato telaio, meglio? L'aerodinamica, resistenza. Andiamo, allora, resistenza ha svolto un ottimo lavoro proattivo lì con l'auto. Già le premesse, insomma. Vediamo, vediamo. Mi piacerebbe molto continuare questa conversazione. Avrei altre domande da farti, ma devo lasciarti al tuo lavoro. Grazie della disponibilità e buona fortuna per la stagione. Arrivederci, cara, grazie, gentilissima. Signori, la nostra Jordan, eccola qua, pronti? Con questa livrea giallo-nera. Il bilancio di scuderia mostra lo stato finanziario della tua scuderia. I tuoi sponsor ti pagheranno ogni settimana e ti daranno gratifiche extra quando completi i loro obiettivi. I punti di risorsa saranno alla scuderia per migliorare la vettura, puoi guadagnarne nelle prove libere, nelle quali potrai cimentarti nei programmi di prova. Partecipando ai programmi guadagnerai punti di risorsa, puoi spendere i punti di risorsa sulla tua vettura e potrai selezionare tali aggiornamenti in qualunque momento in ricerca e sviluppo. Questo è il livello di fama della scuderia, più che esso cresce maggiori saranno le entrate degli sponsor, molti piloti non considerano minimamente di trasferirsi in una scuderia con poca fama, e lo sappiamo. Cerca di migliorare la tua reputazione prima di trattare con loro. Perfetto. Signori, siamo nel nostro hub. È fondamentale usare il tempo sì. Tra una attività, denaro, fama, lo sappiamo. Riempimento automatico. Dai tuoi collaboratori ok. Per aumentare le prestazioni della tua scuderia. Solo per il prossimo weekend di gara? Ok. Vabbè, allora ci sta. Attività, dando il boost al secondo pilota solo per il weekend. Ok, casella di posta, rapporti sul metodo, aggiornamento dei contratti, perfetto. Nuova stagione, ciao Tono, volevo fare un po' il punto per parlarti di alcuni degli impegni su cui vorrei che ci concentrassimo. Siamo una scuderia nuova e se vogliamo essere competitivi abbiamo molto lavoro da fare in questa stagione. Non siamo ancora molto conosciuti, perciò dobbiamo pensare a raggiungere un certo livello di fama per giudicarci sponsor migliori e poter ricevere maggiori finanziamenti. Sarei tu a decidere le aree, ok, a scrivere il reparto ricerca e sviluppo, perfetto. Profumo di auto nuova. Ok. Vabbè, qua ci sono i classici messaggi. Ok. Partiamo già con dei problemi. Ok, con la miglioria delle strutture, qui benissimo. Prossimo poveri. Sì, ma attuali,
e vedere gli effetti. Lo sappiamo, che lo sappiamo. Guardiamo solo un'occhiata, a parte la grafica che è diversa, però per il resto rimane tutto, cioè è rimasto tutto invariato. Vedete, ci ha dato con l'ultima domanda, ci ha dato il boost al reparto per la resistenza, che in realtà non è quello che intendevo, non è quello che volevo, però vabbè, ormai. Ricerca e sviluppo, ok, lo sappiamo. Penso che il morale influisce ovviamente. Oddio, a livello di prestazioni siamo già a metà. Siamo sicuri di questa cosa? Ok. Beh, forse con le nostre risposte abbiamo influenzato un po' quelle che sono le ricerche e sviluppo già fatte. Però, qua andiamo a vedere ancora le componenti. Ok, cronologia progressi. Poi assegnazione delle gomme. Perfetto, noi sempre le più morbide, grazie. Società, sponsor, contratti, signori, vi presento il nostro Frederik Vesti, il nostro, che in realtà è danese ma è italianissimo, Vesti, nostro, non copilota, ma il nostro pilota, secondo pilota, e speriamo che faccia un po' dei risultati. Questo è vediamo. Il mercato dei piloti. Da qui e nel mercato andiamo a consultare le liste e i dettagli dei piloti, a vedere quelli che sono, e sì, anche sì, aggiungerli ai preferiti. Quelli che sono i... Sì, grazie, lo sappiamo. Consultare questa schermata per avviare le trattative con i piloti. E questi sono le icone presenti quest'anno. Quindi Schumacher, Senna, Mansell, Häkkinen, Villeneuve, Push the Button, Webber, Massa, Kasper Ackermann. Ah, Kasper Ackermann in realtà arriva dal Breaking Point, così come Hayden Jackson. E abbiamo la possibilità di ingaggiarli, insomma. Però vabbè, ci guarderemo. Sergeant, Piastri. C'è un qualcuno senza ingaggio? No, ok. Alfa Romeo Kick si chiama l'Alfa Romeo quest'anno, davvero? E così via, non ci sono. Non c'è il buon Latifi, signori. Non c'è il buon Latifi. E questa è una grande perdita, possiamo dirlo? È una gravissima perdita. Va bene, ok, finanze, benissimo, storico, finanze, personalizzazione, andiamo a mettere sulla livrea gli adesivi perché non li ho messi, in realtà il nostro sponsor, unico sponsor è Seren, la nostra amica Serena, e andiamo a piazzarla un po' in giro, e sul muso, no, non ci sta qua, ma sì, bianco ci sta. Qua, ok, lo possiamo mettere, ma non sopra il numero. Qua sopra in realtà non mi piace. A fianco l'abbiamo già messo, sotto possiamo metterlo. In realtà mettiamolo qua davanti, forse è meglio. No, cambia colore, fallo nero. E lo andiamo a mettere anche sull'alettone posteriore, ma qua, Seren. Così guardiamo negli specchietti, vediamo la scritta Seren del nostro alettone e stiamo tutti belli sereni. Vabbè, battute a parte. Andiamo avanti e a questo punto, signori, abbiamo fatto un po' tutto il... Le rivalità, ok, non ce l'hanno ancora assegnata. Abbiamo fatto tutta la panoramica e direi di partire subito con una bella ricerca e sviluppo, ma per quanto riguarda che cosa... Allora, noi dov'è che facciamo schifo? Il telaio. Andiamo a migliorare il telaio, va. Asse, 500, perfetto. Standard dopo il Gran Premio. Ok, standard 40%, però insomma 5,50 non possiamo farlo. 5,50 e 5,50. L'hanno fatto apposta, perfetto. Quindi solo ok, solo una ricerca possiamo fare. A questo punto attività andiamo a fare con... Allora, fama pilota, meno soldi. Ma soldi non ne abbiamo, quindi ok. Riunioni aerodinamiche telaio ci dai punti risorsa, quindi ci può stare. Poi vendita merchandising, sì, perché almeno ci entrano dei soldi e basta. Questo ci dà 500.000, questo no, ci dà la fama. Conferenza non la facciamo. Allenamento pilota non ci interessa per la prima gara, quindi va bene così. Va bene, direi che possiamo andare avanti, signori, e abbiamo appunto visto la nostra Jordan, che forse sono arrivate delle risorse, possiamo far partire la ricerca e sviluppo del sempre telaio. Facciamo no perché ovviamente la capacità del reparto è ridotta. Andiamo quindi su
Allora, a livello aerodinamico siamo più o meno a metà. A livello di telaio siamo, facciamo schifo. A livello di motore siamo i primi, signore. Attenzione, che andiamo sull'aerodinamica. A livello di resistenza invece siamo sempre a metà. Ok, miglioriamo allora l'aerodinamica. Andiamo ai tiranti. Là. E signori, la scelta, vabbè, lo sponsor l'abbiamo visto, il pilota l'abbiamo visto. La scelta sul motore è ricaduta sulla Ferrari, che ha una allora, prestazione credo 91, 90 la Red Bull, 91 Ferrari, 94 addirittura, no, 89 la Mercedes, la Renault lasciamo perdere che è quello più scarso. Però come affidabilità, quello della Ferrari non è affidabilissimo. La maggiore affidabilità c'è la Mercedes, ma costava troppo. Effettivamente, dovevamo anche assumere un pilota. E quello Red Bull invece è molto più bilanciato. Quindi abbiamo il motore a livello di prestazioni migliore. Vediamo se effettivamente all'atto pratico sarà così. Andiamo avanti ancora e a questo punto io direi che mi posso lanciare finalmente nelle prove libere. Signori, allora... Perché la scelta è ricaduta sulla Jordan? Molto brevemente, vi cito solo alcuni piloti che hanno corso per la Jordan. Alesi, Frenzen, Trulli, Barrichello, Damon Hill, Fisichella, Sato, Ralf Schumacher, Heidfeld, addirittura signori, Michael Schumacher. Ha fatto una gara nel 91, penso, sono andato ad informarmi, ovviamente. E addirittura anche Zanardi, sempre nel 91, per tre gare. E come vi dicevo, è un'antenata dell'attuale Aston Martin, perché è diventata la Midland, poi è stata trasformata in Spider, fino a diventare la Force India, bella rosina, in tempi più recenti, appunto, Aston Martin. Quindi, signori, fatemi sapere la vostra sulla scelta della nostra Jordan. E a questo punto direi che io posso scendere in pista. Ci rivediamo. Allora, se è cambiato qualcosa, magari faccio un piccolo una piccola finestra per farvi vedere magari le novità anche delle prove libere. Altrimenti ci vediamo direttamente in gara. Let's go! Ed eccoci qui, signori, pronti per scendere in pista per la gara. Saranno 20 giri in Bahrain. E allora, durante le prove libere ho preso un po' confidenza con l'auto e con il nuovo gioco. Sembra essere non troppo diverso, e ci sta, perché effettivamente non è cambiato sostanzialmente nulla dalle auto del 2022 a quelle del 2023. Ma sicuramente c'è una miglior trazione, e in frenata il bilanciamento del freno l'ho modificato rispetto a quello a cui ero abituato, perché effettivamente è più facile andare al bloccaggio. Quindi una volta preso un po' confidenza con la nostra Jordan, sono andato appunto in pista a farmi le mie prove libere e ho visto che effettivamente i test non sono cambiati per il momento, dovessero poi saltare fuori durante il campionato dei test nuovi, eventualmente li andremo magari a vedere, non lo so. Comunque abbiamo fatto la gestione della gara, la sessione della gara, quindi i 3-5 giri per vedere consumo gomme e consumo carburante. Abbiamo fatto la prova per il consumo gomme e la prova anche per l'ERS. Abbiamo fatto tutto fin troppo facilmente, e quindi ho iniziato a sospettare che la difficoltà fosse un po' troppo semplice. Difficoltà che io, signori, vado a modificare, perché di ben 3 tacche andiamo a 94. Restiamo in specialista, ma andiamo a 94. Perché i sospetti delle prove libere si sono rivelati fondati, e andiamo a scoprire il motivo, perché effettivamente le qualifiche sono andate fin troppo bene per una scuderia debuttante. E quindi, per carità, a livello di prestazioni alla carta siamo nella metà bassa ma verso il basso della classifica a livello di prestazioni sulla carta. Però insomma è andata fin troppo bene secondo me la qualifica, quindi aumentiamo un po' la difficoltà, che ci può stare, ci può stare. Comunque sfondo, luce, sembra verde, non so come uscirà nel video, ma sembra verde, ma dovrebbe essere gialla, giusto per rimanere in tema Jordan. Caricamento lungo o sbaglio? Però eccoci, signori. Sono finite con loro anche le prove. Ora si fa sul serio. O la va o la spacca. Siamo pronti per il primo. Oddio, non spacchiamola magari. Ma prima. Di quest'anno.
Almeno la prima. Formula 1 torna nel deserto oggi su questo eccezionale circuito di 5412 metri. 15 buon Vanzini torna a spiegarci circuiti che ci interessa oggi. Relativamente famoso per consumare le gomme posteriori. Aspettatevi di vedere i piloti in difficoltà prima o poi nel corso del Gran Premio. Ma basta saperlo. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. George Russell ha chiuso attenzione Russell in pole position. Bella la grafica. Accanto a Max Verstappen, che scatterà dalla seconda posizione. Quindi il resto della griglia. Leggermente diversa, ma ci sta. Poi le due Ferrari, poi Hamilton, Perez e Stroll. Aston Martin vediamo più avanti. E siamo noni, signori. Noni un po' troppo, direi, per essere la prima gara. Perciò per quello che ho voluto alzare la difficoltà. Adesso vediamo in gara come sarà. Ma come De Vries e Sergeant? E Vesti? Come Sergeant? Vabbè, stiamo già riscontrando i primi baghettini, Tutto può succedere. Davide Valsecchi oggi è con me. Buon Valsecchi, facciamolo parlare almeno la prima, dai. Pochi istanti ci separano dalla prima gara. Tutti sono tesi, e lo credo bene. La prima mette sempre a dura prova i nervi dei piloti e delle scuderie. Le auto sono fresche di fabbrica. Eccola, signori, la nostra Jordan. Bella lucida. E che nessuno incappi in guasti di vario tipo. Eccoci qua, pronti. Ma speriamo di non aver guasti. Allora, una cosa che volevo capire era se effettivamente avevo messo tipo di pit stop televisivo. Ok, perfetto, no, avevo il dubbio su quello. A posto così, quindi abbiamo aumentato la difficoltà a 94. Vediamo se con le future patch dovremo abbassare, alzare, non lo so. Comunque andiamo a vedere la strategia di gara. Strategie, non è cambiato niente neanche qua. Perfetto, meglio, così non ci perdiamo in giro. Strategia predefinita, come dure medie. Ah, ciccio. Oddio. Attenzione, signori, cambia subito tutto. Perché le gomme soft non durano tre giri. Praticamente. E quindi, signori, cambiano totalmente le strategie. Ok, bene, lo sappiamo almeno. 9 giri e oddio, non so se con la gara al 25% è la stessa cosa. Però effettivamente le gomme soft non vengono usate qua in Bahrain. Ok, quindi partiamo con la dura. Ma io onestamente partirei 9-11. Io partirei con la media per avere uno sprint un po' più decente. Per quanto dobbiamo fermarci però al decimo giro. Minchia, 50% arriviamo di usura così. 9-11 però con la media. 9-11 con la media. In effetti 9-11 con la media ci può stare. Era anche prima. Scusatemi, a 10-10 farebbero loro, no? Facciamo 9-11, signori. Benzina, sono 20 giri. Ci mette solo un giro e uno in più. Ma va bene, dai, facciamo così, ci proviamo, signori. Quindi si passerà a gomma dura. Attenzione, gomma dura che non ho neanche provato durante il weekend. Bene, signori, siamo pronti? C'è anche la partenza da capire come sarà. Intanto giro di formazione. Io come sempre vi invito già da adesso a mettere un like, signori, un commento. Fatemi sapere la vostra molta diversificazione delle strategie. Probabilmente tutti quelli sulla soft andranno poi per la dura. Ma non è che per caso noi non abbiamo le gomme soft? Perché i primi 10 non usano la soft. Un po' strana questa cosa. Magari non ce le abbiamo o ci durano solo 3 giri perché le abbiamo usate in qualifica. Ma ci ho fatto un giro in qualifica. Non lo so. Indagheremo. Fatto sta, signori, che siamo pronti per la nostra prima gara di questo Formula 1 2023. Con la nostra Jordan lì gialla in mezzo al gruppo. Insomma, siamo a ridosso dei primi. La gattona clamorosa. Ok, si attiva il GeForce Experience, non si sa per quale motivo. La gattona devastante. E ci siamo. Pronti. E il nostro compagno che si piazza ultimo. Non c'è la Tifi. Ci pensa lui quest'anno. Innesta la frizione e aspetta la partenza. Dai gas e fai salire i giri.
partenza un po' così così anche per l'IA quest'anno. E questa è un'altra grossa, bella aggiunta. Prima curva, subito dobbiamo allargare perché Stroll e Hamilton si mettono a litigare. Siamo in sesta, signori. Conquista. E la Madonna. Ma è uscito Sainz da quella curva. Attenzione Hamilton su Stroll. Laggatona, un'altra laggatona. Beh. Oh! Attenzione, Fernando ci prova. Siamo noi forse troppo lenti? Ok, adesso bandiere gialle dietro. Per il resto della gara. Forse abbiamo aumentato troppo il livello di difficoltà, non lo so. Fatto sta, signori, che finalmente possiamo dire la nostra anche in partenza, senza dover per forza di cose fare una partenza perfetta. Adesso vediamo anche come si comporta l'IA. Vediamo se siamo lentissimi o sbaglio. Mamma mia, siamo lentissimi rispetto a questi. Forse la difficoltà l'abbiamo messa. L'abbiamo messa corretta, nel senso che questi ci svernicino, ci sta, ma assolutamente poi noi con l'ERS, la scia, c'è Perez anche in tre, non si passa. Allora ci accudiamo. Ma come? Ma no, ma cosa vuol dire sta cosa? Ma scusatemi, ma le collisioni? Ma stai scherzando? Ma scusatemi. Ma scusami, eh. Collisioni sì. Ma fatemi capire. Voglio fare una prova. No, vedete, lo colpiamo lui. Vabbè, cominciano subito i primi bug, eh. Però non so perché sono andati a non collidere tra di loro. Attenzione Bottas. Mettilo sotto pressione, facciamogli. Stai buono. La gatina, ovviamente c'è ancora bisogno di qualche ritocchino, o devo abbassare io la qualità per non farlo laggare, però insomma. Qualche difettuccio già lo stiamo notando, eh. No, volevo capire. Da notare anche, signori, l'HUD che non è perfettamente allineato. Lo potete notare dai bordi delle varie schermate a destra e a sinistra. Perché? Perché io ho provato ad allargare l'HUD per vedere quanta più pista possibile. E praticamente non si. Attenzione, però piano, fare le curve così. Non si allineava. Cioè, predefinito era tutto molto più stretto, però in linea, ovviamente. E invece allargandolo non si rimetteva in linea. Quindi non lo so, probabilmente tornerò alle impostazioni predefinite. Anzi, magari approfitto di un rettilineo per farlo subito. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS, quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Questo già che mi dimenticherò. Tanto DRS. E il ritmo di Bottas lo riusciamo più o meno a tenere, mi sembra di capire. Siamo ancora. Attenzione, un'altra laggatina. No, devo ancora capire perché Alonso e Perez non si sono toccati. Cioè, sono diventati dei ghost. Occhio, far scivolare le gomme dietro.
Lers dà un boost notevole. Dobbiamo anche magari essere un po' più aggressivi ai rischi. E di Ers in uscita. Bottas avrà adesso DRS. E noi no. Distacco dall'auto davanti, 2,1 secondi. Bottas non molla, mentre dietro Zhou ha superato non so chi ci fosse lì dietro. Stiamo finendo l'ERS nel frattempo. Però questa bagarre lì dietro ci può far guadagnare del tempo, perché Bottas sicuro ci supera. Secondo me ha un pelo più ritmo. Noi stiamo cercando di mantenerlo, ma non è semplice. E infatti anche perché la fiducia con l'auto è da guadagnare soprattutto in gara, non nelle prove libere o in qualifica. Molto vicino adesso Bottas. Sono molto più safe probabilmente nei sorpassi adesso, eh? Cioè non ha azzardato in un punto dove il sorpasso è, non dico impossibile, ma difficile. Vediamo se qua ci prova. Ci mettiamo all'interno, ci prende la scia Bottas, DRS attivo. E va abbastanza. Eccolo bloccaggio forse per noi. Toccatina a Bottas. La gattina. DRS ERS che è quasi finito, ci facciamo vedere, proviamo ad indurlo all'errore, non ci riusciamo. Allora, dietro c'è Norris che ha superato Zhou, attenzione bandiere gialle. Gialla. Tolte? Qualcuno forse che ha fatto un lungo? No, ci sono ancora le bandiere già. Attenzione signori, primo colpo di scena, Verstappen fuori dalla sessione. Mamma mia la prima gara, il primo colpo di scena proprio lui, proprio Max. Ok, via libera. E guadagniamo così una posizione. Proviamo su Bottas, DRS attivo, si prende la scia, non abbiamo abbastanza velocità ma proviamo a Bottas, maledetto che ci chiude in maniera abbastanza illegale, poi va a bloccaggio, trazione, merda. Attenzione Bottas che si porta dietro un birillo. Mamma mia! Succede anche questo. Formula 1 2023. Bottas che si porta appresso un birillo. Non abbiamo danni, giusto? Non credo. Solo che abbiamo perso mezzo secondo dagli inseguitori. E non è una cosa buona. Bandiere gialle lì dietro.
non ci interessa. Mamma mia. Siamo solo al giro 6 di 20. Ma c'è già stata qualche emozione anche importante con il buon Verstappen out. Lì davanti c'è bagarre, tra Stroll e Perez. Stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme 2. Giro 9, giusto? Le gomme stanno iniziando a faticare. E credo che consumo gomme sarà forse un po' più incisivo, nel senso, altra laggatina, forse si sentirà un po' di più il consumo gomme, perché trazionare è più facile, questo ve lo posso garantire. Però proprio per questo motivo magari avranno modificato un po' l'usura delle gomme e quindi diciamo che si sente di più e diventa mano a mano più difficile trazionare, perché sì, si sentiva anche l'anno scorso, ma già di base era difficile, più difficile trazionare, quindi quella gomma usata non si sentiva molto la differenza, finché l'usura non arriva magari a un 40%, che era abbastanza eccessivo. Ok, questo è il distacco dall'auto di fronte, 3,9 secondi. L'auto di fronte è un po' difficile prenderla. Noi stiamo quasi riuscendo a mettere Bottas fuori dal DRS, quindi stiamo forse incrementando il nostro ritmo. No, però insomma, forse Bottas, che è un po' mollato con la gomma soft, sarà andato in difficoltà. Può darsi, può darsi. Sono alcuni punti della pista dove lagga quasi ad ogni giro. Attenzione, un secondo, Bottas. Niente DRS per lui. Ed è la prima volta. Cercherò di farvi vedere il più possibile la gara, almeno per questa prima gara. Qualche tagliettino magari ci sarà, ma cerco di ridurli al minimo, per quanto comunque girare da soli non è così esaltante. Però giusto per vedere un po' tutto. E anche perché più che altro il video sarà già lungo di suo, per tutta la intro, tutta la creazione della scuderia e quant'altro. Quindi vediamo, magari qualche tagliettino lo si fa. Attenzione, niente DRS neanche qui per Bottas. Ok, la finestra del pit stop è aperta, puoi tornare ai box. Ecco, quello mi sa che lo devo alzare un po'. Piano. Attenzione, anche il sound dell'elicottero. Giusto? Sono io che me lo sto inventando? Scivola un po'. Ecco, la partenza mi è piaciuta molto. Cioè mi piace questa cosa che anche l'IA sbaglia le partenze, o comunque non fa partenze perfette. Basta che non sia una costante, perché l'anno scorso era brutto avere sempre partenze peggiori rispetto all'IA, quest'anno non deve essere il contrario, insomma, avere sempre partenze migliori rispetto all'IA. Finché si tratta di uno o due piloti che davanti a noi magari partono peggio,
però insomma, come era brutto l'anno scorso, perdere due, una o due posizioni al via, sempre, costantemente, quest'anno il contrario non è meglio, insomma. Pronti? Pit stop per noi, rientra anche Bottas, rientra Norris, tutti quelli su gomma soft rientrano. Siamo ovviamente gli ultimi, vediamo i ragazzi se si sono allenati, se abbiamo assunto persone. Eccola. Sembra che siano un po' degli imbecilli, più che altro. Perdiamo due posizioni, finiamo dietro a Bottas e dietro a Norris, adesso gomma dura. Ottimo. Loro hanno montato invece gomma media. Ma quindi solo noi ci hanno proposto sta strategia del cazzo. Attenzione, ci proviamo subito su Norris però. Mamma mia. Occhio però che adesso ha uno spunto, forse migliore Norris, no. Teniamo Bottas. Incollatissimo Norris. Non abbiamo DRS alla De Vries, no? Allora usiamo ancora l'ERS. Avvicinato molto Norris. De Vries su gomma soft. Ecco, l'ERS guadagniamo però. No, dacci la scia. Frederick sta entrando ai box. Bravo Vesti. Attenzione a Zu, siamo davanti a Zu, però una posizione su Bottas l'abbiamo persa. Come sono in temperatura? Sì. Ok, abbiamo preso un po' di margine da il buon Lando. Non troppo, eh. Due secondi e otto da recuperare su Bottas, ma è abbastanza difficile. Siamo a metà gara. Attenzione a Norris che ci prova. Non ci riesce perché ha una velocità assurda. Ok, concentrazione. E adesso sarà difficile riprendersi la posizione. Però ERS DRS. Copre bene, si difende bene senza essere pericoloso. Quelli pericolosi siamo noi. Attenzione con queste gomme dure che insomma. Non dobbiamo perdercelo però. Dobbiamo tenere il DRS più che possiamo, dagli vicini, per magari aspettare il momento giusto per provare l'attacco. Tanto Leclerc continua a stampare giri veloci su giri veloci. Adesso Sainz, attenzione, Ferrari on fire. Meno male, almeno nel videogioco. Avanti, Bottas si era avvicinato tanto a Stroll, ma non ha mai provato il sorpasso. Stiamo accorciando le distanze sulla vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo treno di gomme. Oh, merda! Si imbizzarrisce la nostra Jordan.
Mamma mia, che fatica a tenerla. Dobbiamo tenere però, aspettare che magari crollino le gomme di Lando, se mai crolleranno. Ah. L'importante comunque è tenere almeno questa decima posizione per portare a casa il primo punticino della stagione, non sarebbe male. Però non perdiamoci neanche il DRS. Carburante c'è. Abbiamo ancora DRS per un pelo. Però ce l'abbiamo. Abbiamo finito l'ERS. Attenzione perché, signori, piano piano ci stiamo avvicinando a Bottas insieme a Lando, eh. Stiamo girando bene, attenzione qua adesso scia DRS, ci proviamo all'esterno. Onesto che non ha tirato la staccatona. Adesso ci può riprovare lui, forse un po' troppo lontano. Sì. Bottas con qualche problema, è evidente, perché era incollato a Stroll e ha rallentato non poco. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Siamo già nel DRS di Bottas, attenzione! Cerchiamo di stargli vicino il più possibile con l'ERS. Facciamo vedere uno specchietto. Usciamo incollati un po' di ERS. Ci togliamo appena prima di attivare il DRS. Via, signori. Ruota, ruota. Ruota, ruota con Bottas. Tira la staccata, ma noi siamo interni. Attenzione, scodatona. Bottas non si insinua. E lo passiamo. Però magari stiamo lì anche davanti senza fare cazzate. Abbiamo un distacco dalla vettura davanti di 4,9 secondi. Le nostre gomme stanno un po' facendo le birbantelle, ma forse quelle di Bottas di più, perché è letteralmente crollato di prestazione. Che cazzo, però. Sì, decisamente il consumo gomma si fa sentire molto di più. Però Bottas davvero è crollato, eh. Forse non era poi così sbagliata questa strategia, eh? Possiamo dirlo. Spezziamo una lancia in favore del nostro stratega, il buon Alex. Non è lui, però lui è il nostro riferimento. In realtà lui è il nostro ingegnere di pista. Bottas adesso insidiato anche da Norris, però più gli sta dietro Norris è meglio, ma mi sa che lo supera già adesso. Oh, contatto?
sentito forse un contatto? Sportellate tra Norris e Bottas. Norris riesce però a passare. Adesso vediamo il ritmo. Però se noi facciamo queste curve, quindi serve avere un buon ritmo per prenderci. Mamma mia, faticoso però, siamo già 40 minuti di gara praticamente, compreso ovviamente tutta la presentazione del buon Vanzini, giro di formazione e quant'altro, però insomma sei all'ultimo giro, questo 35% è impegnativo. Ultimo giro, signori, per questa prima gara della nostra Jordan Grand Prix. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Che tra l'altro ha gli stessi colori che avevamo utilizzato alla prima stagione con la Minardi l'anno scorso, che avevamo messo il giallo e nero per cambiare. Attenzione però, perché Norris è sotto il secondo. Concentrati qua, che sta provando. Intanto Bottas è stato superato anche da Gasly. Mamma mia, crollo delle prestazioni dell'Alfa Romeo. Siamo attenti però noi qua. Ok, tanto Leclerc va a vincere il Gran Premio. Solo nel videogioco può succedere una cosa del genere. Attenzione a Norris però, che è molto vicino. Ci prova l'ultima curva? Non ci può provare, il rettilineo è troppo corto. Fino alla bandiera a scacchi, signori, conquistiamo un'incredibile ottava posizione, mamma mia. Agevolati dalle qualifiche, con una difficoltà più bassa, diciamolo. Però portiamoci a casa sti punticini. Fernando Alonso, pilota del giorno. Ma tutta quella schermata lì, tutta zigrinata, non dovrebbe essere uno sfondo che gli passa anche sulla faccia? Attenzione, sempre signorine in primo piano che si accarezzano e si abbracciano. E così ad ogni gara? Attenzione, terzo Sainz, secondo penso Russell. Se ci riesci, puoi approfittare degli errori altrui senza commetterne troppi. Bravo, bravo, ti dirò. Che può portarti molto avanti in griglia. Mamma mia, che fatica, signori. I trionfatori di oggi. Gara spettacolare e prestazione impeccabile da parte della Ferrari. La storia non inganna e nessun appassionato si stupirà. Russell secondo ancora una volta e Sainz più alto. Terzo. Bravo Charles. Tutti che se la ridono. Giustamente. Primo spumante stappato di questa stagione. Non da noi. Quindi aspettiamo a dire la fatidica frase. Però ci godiamo almeno le immagini di questo primo podio, giusto per vedere anche com'è stato. Li fanno anche bere. Attenzione. Spodio. Ok, grazie. Dateci i puntoni. Diamo una veloce occhiata a cosa è cambiato in classifica piloti. Dopo l'incredibile risultato di oggi, Charles Leclerc sale al primo posto in classifica. Per forza. Oggi abbiamo visto talenti eccezionali in pista. Ma tu, Davide, chi indicheresti come protagonista del giorno? In genere mi concentro sui piloti che danno più spettacolo durante il corso della gara. Ma oggi sono rimasto colpito da Max Verstappen. Ma cosa stai dicendo che si è ritirato? Ma costruttori, la Ferrari sale al comando in vetta alla classifica. È stato un weekend fantastico per gli appassionati di Formula 1. Ma signori, ma per favore, ma l'ultimo. Niente, mi sa che qui di baghettini ce ne sono un po', per carità. Va bene tutto, però Max Verstappen pilota del giorno. Comunque andando a vedere magari il direttore di gara. Incidenti, pit stop, forse visualizza tempi. No, volevo capire un po' i giri per vedere. Qua ci siamo fermati, ok. Eravamo sull'1.35-36 ogni tanto quando magari facciamo qualche errorino. Però diciamo che il nostro tempo era intorno
Oddio, 1.35. Sì, beh, oddio, qua abbiamo aumentato il ritmo. Cambia pilota, ok. Ma sto guardando... No, voglio vedere, per curiosità, Bottas. Mamma mia, ha aumentato drasticamente i suoi giri per poi torna a fare un 1.35.4 così al 19esimo e poi tornare sul 35.9. Però sì, qua aveva parecchio aumentato, cioè ha alzato i tempi. Ok, comunque, dicevamo. Va bene, questa prima gara è andata, possiamo andare avanti. Sì, quelli su gomma soft in realtà sono andati sulla media. Dura media, soft dura, sergeant. Bestie, va bene. 2.898, noi 5.4 la sosta, che cazzo. C'è da dire anche questo. Però vabbè, almeno abbiamo lottato e ci siamo ripresi le posizioni su Bottas e su Norris. Bene così, signori, buona la prima, direi. Bene così, andiamo avanti. Aumento ovviamente la fama sia della nostra scuderia che la nostra personale, anche del buon Vesti, anche se ha fatto abbastanza schifo. Però ok, come spese danni, che danni hai fatto Vesti? Non cominciare, non cominciare. Se no qua non guadagniamo un bel niente. Allora, sono curioso di vedere con la difficoltà adesso impostata a 94 come andranno le qualifiche ovviamente del prossimo Gran Premio. Evento subito, vari gli eventi di reparto, vabbè li conosciamo già. Allora, Vesti sta ottenendo risultati eccellenti col simulatore di recente, sì solo con quello però. Approfittando di questo suo momento di concentrazione, dove è che frizzi il suo sviluppo, ritmo, riflessi, fai il ritmo, va. Facile, ma ben fatto. Grazie, arrivederci, salve. Ok, per quanto riguarda le attività, andiamo a investire un po' su... 10.000 ce li abbiamo, sì. Poi per carità, a noi ci serve anche la fama per attirare gli sponsor. Seconda guida, questa ci dà fama del pilota nostro. Però cosa che c'era? Team building, aerodinamica, vabbè non ci interessa. Va bene, va bene, possiamo andare avanti. Ok, no, okay, che andare avanti. Imbecille che sono. Saranno sulla macchina. Siamo terzo ultimo a livello di prestazioni, quindi ok. No, volevo vedere se potevamo sviluppare qualcosa. Qua di sicuro no. Miglioria sbloccata, perfetto. Quindi andiamo con la posizionamento dei tiranti di fondo. Ok. Probabilità di Watt sono sempre alte, o sbaglio? Qua abbiamo un bel 18% sulle candele. Io quasi quasi, anche se a livello di motore ci siamo, lo farei questo sviluppino. 20 giorni, questo ovviamente non possiamo. E a livello di resistenza abbiamo la possibilità di fare MGUH, va bene. Facciamo così e via. Spendiamo tutto quello che guadagniamo, lo spendiamo, quindi cerchiamo di trarre il massimo da questi punti di ricerca e sviluppo. Bravi, ce ne danno altre. E ok, i nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Verranno montati sulla macchina in tempo per la prossima sessione. Perfetto. Signori, direi che possiamo essere piuttosto soddisfatti. Sono arrivati i primi punti per la nostra Jordan. Purtroppo c'è ovviamente da bilanciare bene la difficoltà. Vediamo come sarà in Arabia Saudita, visto che l'anno scorso era una pista abbastanza... anzi, parecchio a nostro favore. Vediamo come si comporteranno quest'anno quelli dell'IA, o come ci comporteremo noi e la nostra Jordan, appunto. Signori, fatemi sapere la vostra, lasciate un like, un commento. Ci vediamo a questo punto con un prossimo video. Prossimo appuntamento, inizieremo ovviamente Breaking Point, e andranno poi di pari passo la carriera e Breaking Point. Signori, è stato un piacere, come sempre. Ci vediamo con un prossimo video. Alla prossima, ciao ciao.